Preparati per la nostra celebrazione della Pentecoste. Quindi cerchiamo di vivere questa festa non soltanto come un fattore così emozionale, ma veramente di fede, che lo Spirito Santo sia un'attesa, una discesa che possa illuminare il nostro cuore, possa consolidare la nostra fede. Abbiamo bisogno proprio di questa esperienza di grande, un'esperienza che ci porta ad un'elevazione interiore. Ma chi è lo Spirito Santo? Ne credo, noi professiamo con fede. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita. La prima verità a cui noi crediamo nel credo è proprio la persona dello Spirito Santo, che è la terza persona della Santissima Trinità, è quello che Gesù ci ha promesso dall'atto della croce, dicendo ai suoi discepoli: sto ritornando, no? Come abbiamo visto domenica nell'ascensione, nella vita divina, portando con me la vostra umanità, ma tempo ora è il tempo dello Spirito. Quello Spirito che sempre, fin dalla creazione del mondo, ha operato nella vita divina per dare vita in modo particolare all'uomo e a tutte le cose create. E così allora che lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, quindi chiede a noi proprio un rapporto come persona, no? Come Gesù, che è la seconda persona della Santissima Trinità, come il Padre, che è l'origine, la fonte di tutta la vita divina. E quindi lo Spirito Santo che Gesù ci ha promesso è uno Spirito che continua la missione di Cristo nella Chiesa, suscitando nella Chiesa la vocazione in ognuno di noi, che rispondendo a quello che l'opera dello Spirito chiede come missione, noi perseguiamo quel cammino di interiorità, scalando le vette della santità, e quindi lasciarci nello Spirito trasfigurare nell'amore. Quindi la prima verità a cui noi crediamo nel credo è proprio lo Spirito Santo, che è il Kairos, il Signore. Ciò significa che Egli è veramente Dio, come lo è il Padre e il Figlio. Quindi è molto sbagliato, e voi lo sapete, che in altri ambiti non perfettamente cattolici c'è una professione di fede nello Spirito che viene confuso con delle energie, che viene confuso con delle vibrazioni. Attenzione, che nel nostro mondo cattolico lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, che sta compiendo, dal momento in cui Gesù ha detto vi mando il mio Spirito, l'opera nella Chiesa. La Chiesa, se sussiste tutto questo tempo storico, tutti questi millenni, attraversando le tempeste più terribili della sua storia, e ne abbiamo tantissime da raccontarci, ma se la Chiesa rimane su quello che è un'istituzione umana ma divina nello stesso tempo, rimane sempre all'interno di questa storia dell'uomo, che sappiamo che l'uomo non sempre è capace di costruire storie umane che siano
all'insegna di quello che sono i veri valori che la vita divina ci insegna. E molte volte noi constatiamo, no, che nel corso di secoli, di millenni, no, come l'uomo stesso ha creato dei sistemi di morte attraverso le guerre, attraverso il rifiuto dei valori del Vangelo, valori divini, e quindi questo la Chiesa, vivendo anche in questi tempi così detti oscurantisti, la Chiesa rimane sempre come un baluardo a cui noi possiamo rifugiarci e trovare quella parola di verità che nello Spirito illumina il cuore e la mente, che nello Spirito il Signore suscita tantissime anime che diventano proprio difensori di questa verità, difensori della fede. E ne potremmo citare tantissimi, ma possiamo ricordare anche lo stesso padre Giuseppe Tomaselli, che come salesiano è stato impegnato proprio in questa opera della Chiesa per comprendere, no, tutto quel mistero che la Chiesa è in se stessa, e di come questo mistero viene a volte, ecco, lacerato dalla stessa cattolicità. Questo mistero viene diviso dalla stessa cattolicità, come questo mistero viene attaccato continuamente da un mondo avverso. E allora da lì nasce anche quel desiderio di costruire all'interno della Chiesa stessa dei gruppi, dei movimenti, no, che possano offrire la loro preghiera sempre nell'opera dello Spirito, perché sono tutte opere dello Spirito che noi viviamo e in cui ci muoviamo ed esistiamo, e quindi questa preghiera diventa nel cuore di sacerdotale di padre Tomaselli, che chiede a chi vuole aderire a questo percorso, diventa una preghiera di donazione, di offerta, di immolazione, come la piccola ostia che si dona nel silenzio della propria vita, della propria storia, per unirsi nella sofferenza di Cristo, quando vede quelle epoche storiche in cui l'uomo ha decentrato il suo obiettivo, non è più la parola di Dio, non è più la potenza di Dio che governa i suoi percorsi di vita, che governa la sua storia umana e sociale, e quando Dio viene messo da parte si capisce che le società vanno verso lo sbando, promulgando leggi e altri aspetti che non sono pienamente conformi a quello che è lo spirito della adesione alla volontà di Dio. Per questo allora noi dobbiamo consolidare, no? Certamente c'è chi fa la scelta di partecipare, di affiliarsi a questa realtà voluta, no, dal cuore sacerdotale di padre Tomaselli per lasciare nella Chiesa una luce di quello che è stata la sua fede, piena di luce, per lasciare quella luce di speranza che attraverso queste sue figlie o figlie che decidono di abbracciare questo carisma di una preghiera silenziosa ed una preghiera di immolazione, quindi è un qualcosa di importante per la vita della Chiesa, ma come ci sono anche tante altre anime che non appartengono a nessun movimento, a nessun gruppo, e sono lo stesso ispirate dallo Spirito Santo a vivere questa preghiera di donazione, di offerta, di riparazione e di espiazione, perché è una preghiera gradita a Dio per riparare, no, tutto il male e il danno che la Chiesa riceve ogni giorno come istituzione, ripeto, umana e divina, che vive nella storia dei nostri giorni e quindi è soggetta, no, alle mutazioni culturali, antropologiche dell'uomo, le quali appunto queste rivoluzioni antropologiche e culturali
non sempre rispecchiano quelli che sono i valori del Vangelo. Per questo allora lo Spirito Santo, come dicevamo, è la terza persona della Santissima Trinità, è il grande dono del Cristo Signore che apre il nostro cuore e la nostra mente alla fede in Gesù come figlio inviato dal Padre e che ci guida all'amicizia e alla comunione con Lui. Ecco, lo Spirito Santo è una sorgente inesauribile della vita di Dio in noi. L'uomo di tutti i tempi e di tutti i luoghi desidera una vita bella, piena, una vita buona, giusta, una vita che non sia minacciata dalla morte, ma che possa maturare e crescere fino alla sua pienezza. L'uomo è un pellegrino, è un viandante che attraversando i deserti della vita ha sete di acqua viva, un'acqua che zampilla, fresca, capace di dissetare in profondità il suo desiderio profondo di luce, di amore, di bellezza e di pace. Chi non desidera una vita con queste connotazioni, di avere un cuore nella pace, di avere una pulizia dei pensieri in modo da viverli veramente nella purezza e nella trasparenza delle nostre capacità di comunicazione fatte anche con il prossimo su delle fondamenta serie e stabili? Invece spesso ci accorgiamo che invece non è così, ci accorgiamo che abbiamo molto ancora da lavorare per la gloria, per camminare verso questo percorso di purificazione interiore. Tutti sentiamo questo desiderio e Gesù ci dona quest'acqua viva che è lo Spirito Santo che procede dal Padre e che Gesù riversa nei nostri cuori, come dice Giovanni nel suo Vangelo. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Così anche nel Vangelo di Giovanni Gesù promette alla Samaritana di donare quest'acqua viva con sovrabbondanza a tutti coloro che glielo chiedono. Se Gesù gli aveva detto, se tu conoscessi questo dono, saresti tu stesso a chiederlo. Ma in realtà noi anche nella relazione con lo Spirito Santo spesso cadiamo non come un'invocazione di dono che è capace di scendere in noi a custodire questo dono che dovrebbe portare una trasformazione della nostra vita interiore. Spesso lo vediamo solo come una fonte di necessità di quel momento per poter liberarci di alcune cose che non accettiamo e che ci fanno soffrire e che giustamente dico nel senso umano, no? Perché quando c'è troppa umanità anche nella preghiera è difficile che la grazia possa anche operare, perché la nostra umanità deve svuotarsi anche di tutti i suoi egoismi spirituali, si deve svuotare di tutte quelle fissazioni spirituali, si deve svuotare di tutte quelle ostinazioni spirituali o di quella alone di santità che pensiamo di mettere nella nostra interiorità, che invece ha bisogno proprio di svuotarsi di tutto questo per essere una tavola libera dove la grazia scende e comincia poi nello Spirito Santo a modellarci secondo quello che è il disegno di Dio che ha su ciascuno di noi per farci conseguire il dono della santità, perché chi veramente ci rende santi è l'azione dello Spirito in noi, fatto in un modo gratuito, in un modo di donazione
senza nessuna pretesa, nessuna aspettativa, se non quello di portare quel frutto, quei frutti di virtù che dovrebbero poi riflettere nella nostra vita per essere poi testimoni anche di questa presenza della vita dello Spirito dentro di noi. Non si può mai, non può mai coincidere una vita di donazione, di offerta, di immolazione, di espiazione, di riparazione, se poi abbiamo delle connotazioni antropologiche dentro di noi, di scontentezza, di scoraggiamento, di dubbi, di ostinazione, sempre a essere noi al centro della nostra relazione con Cristo, e non diamo spazio a Lui di poter veramente operare nella nostra vita. Quindi Gesù è venuto a donarci quest'acqua viva che è lo Spirito Santo, perché la nostra vita sia guidata da Dio, sia animata da Dio e sia nutrita da Dio. Quando noi diciamo che il cristiano è un uomo spirituale, intendiamo proprio questo. Il cristiano è una persona che pensa e agisce secondo Dio, secondo lo Spirito Santo. Ma siamo veramente convinti che lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità e agiamo secondo il desiderio di Dio nella nostra vita, oppure ci lasciamo guidare da tante altre cose che non appartengono all'azione dello Spirito? E credo che ognuno possa rispondersi nel suo cuore di come vive questa sua relazione con lo Spirito Santo, di come vive, no? Se è un'attesa magica, se è un'attesa di opportunità per pensare, sperare che chissà che cosa accadrà. Dio è un Dio misterioso, è un Dio che opera nella nostra vita attraverso una sua pedagogia per noi, che non sempre noi la comprendiamo, e quindi ci rimaniamo male, ci arrabbiamo, ci rivolgiamo anche contro il Signore perché vogliamo che agisca secondo i nostri impulsi, di quello che immediatamente abbiamo bisogno. Capisco anche tutte la reazione di conflittualità, soprattutto se uno sta negando, sta in una situazione che ha bisogno di un aiuto, però molte volte anche chi annega non muove un dito per salvarsi, aspetta sempre che gli altri facciano qualcosa. La salvezza comincia dal cuore nostro, con un cammino di conversione, con un cammino di ricerca autentica di Dio. Dio non è un accessorio che lo accomodo secondo le mie prospettive. Lui è il Signore tre volte santo, che è colui che è e io sono colui che non sono, come aveva detto a Santa Caterina. E quindi questa troppa confidenza di familiarità a volte con Dio rasenta quello che è un po' anche la nostra abitudine a non avere più, in quella logica anche umana, un comportamento di educazione, un comportamento di rispetto, e quindi abbiamo fatto anche di Dio un luogo dove spesso gli manchiamo di rispetto, di quello che Lui è veramente colui che era, che è e che sarà sempre. Per questo allora lo Spirito Santo ha questo ufficio, questa missione di insegnarci la parola del Verbo, quindi la parola di Cristo, la parola del Vangelo, di farla scendere nei nostri cuori perché noi la possiamo cogliere nella sua pienezza, nella sua essenza, no? E con quella semplicità di cuore, no? Con quella fiducia, affidamento nei suoi confronti, allora tutto diventa veramente una sinergia, una sintonia
con l'azione dello Spirito, che come giustamente, no, diceva Paolo, sia che mangiamo, sia che ci muoviamo, esistiamo, tutto noi viviamo nell'opera dello Spirito, ma come fosse una dimensione di connaturalità, nel senso che si vive, non è che sto lì a pensare, allora questo lo faccio perché sono nello Spirito Santo, allora no, la connaturalità è quella disposizione interiore, cioè in poche parole si dice, no, se uno nasce Signore, Signore si nasce, non si diventa, quindi è inutile che ci giriamo attorno, lo Spirito Santo è proprio questo, no? Se ce l'abbiamo, questo rapporto di connaturalità, Lui vive in noi e si traspare, no? Non c'è bisogno più di pensare a dire vabbè non devo fare questo perché poi lo offendo, no? Perché proprio la potenza del Signore che si radica ti illumina, ti porta, no? a una dimensione di stabilità dove tu vivi e scorre il tempo e cresci in questa relazione che nasce soprattutto da questa preghiera di grande affidamento che lo Spirito ci chiede, non per niente anche Maria, no? Ci suggerisce di vivere questa preghiera di fiducia, di affidamento, no? La Madonna, tutti noi abbiamo un rapporto molto bello, particolare, di mamma, di mamma celeste, di vergine, tutto quello che volete, però penso che nel suo cuore Maria lo sa. Con tanti figli che rinnovano consacrazione, facciamo consacrazione, ma molte volte ci fermiamo un po' alle apparenze della devozione mariana e non entriamo in quello che è lo spirito anche della consacrazione, lo spirito anche della condivisione dei sogni e dei desideri di Maria, è quello di pregare per la salvezza di tutte le anime, che padre Tomaselli l'aveva proprio compreso pienamente, facendo sorgere, come vi dicevo, in questo suo cuore sacerdotale questo movimento, questo gruppo che si dedica proprio in unione anche con Maria all'offerta di una preghiera per la salvezza delle anime.